Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a una ricetta con Orietta. Sapete dove mi trovo? Mi trovo precisamente nella Food Valley d'Italia, il vero cuore pulsante del gusto italiano, che poi è anche la mia regione, l'Emilia-Romagna. Vedete tutta questa bontà? Sono le 44 produzioni DOP e IGP di questa meravigliosa parte d'Italia, unica al mondo anche per questo. E nei prossimi mesi vi proporrò un piccolo viaggio attraverso ricette originali e tutte da scoprire. Ma questo viaggio non lo farò da sola, no. Mi avvarrò dell'aiuto e della simpatia di due amici davvero speciali, due valenti food blogger, come si dice adesso, e precisamente di Federica Gif e di Emanuele Ferrari. Ciao Orietta! Ragazzi, ma che piacere avervi qui! Siete carichi? Carichissimi! Prima di spiegarvi le regole del gioco, vi ho fatto una piccola sorpresa. Sono andata a sbirciare qua e là sui vostri profili social e ho realizzato queste due pillole di presentazione. Wow. Vediamo se sono stata brava. Sarei stata bravissima. Federica Gif, romagnola doc, è l'autrice del popolare blog di cucina sana e sostenibile Mi piace e mi fa bene. Ha ricevuto diverse nomination agli Oscar del web. Già nel 2014 ha vinto il primo premio come miglior green food blogger, ha tenuto una rubrica a Miracolo Italiano su Radio 2 e partecipato alla prova del cuoco. Collabora con centri di ricerca e prevenzione con medici e nutrizionisti per promuovere anche sui social una sana alimentazione. Scrive libri di successo e per lei cucinare è uno stato di grazia. Per tutto questo e molto altro l'ho voluta con me in questo viaggio alla scoperta delle eccellenze dell'Emilia Romagna. Emanuele Ferrari, 25 anni, creator digitale, si racconta sui social tutti i giorni, condividendo la sua vita a colori, la sua passione per il cibo e la sua famiglia, tra cui la bisnonna di 101 anni, a cui è tanto legato. Con lei ha scritto un libro, Il sapore dei ricordi, ricette e storie di famiglia. Emanuele riesce sempre a creare un ponte tra generazioni in apparenza lontane, eppure molto vicine. Allora, sono o non sono stata brava? Bravissima, di pazzesco. Più, di più, Orietta. Molto bene e non vedo l'ora di iniziare il nostro viaggio perché dovete sapere, cari miei, che nelle prossime puntate, uno alla volta per puntata, sarete invitati a ideare ricette a partire da questo paniere di prodotti DOP e IGP dell'Emilia Romagna che io vi indicherò. Ah, vi anticipo già che poi tutto verrà raccolto sull'internet. Intendi un sito? Sì, esatto, assieme a tanti altri contenuti, curiosità e informazioni utili legati ai prodotti DOP e IGP della regione Emilia-Romagna. Ogni puntata un paniere, una sfida e una ricetta. Con Orietta! Bravi, vedo che siete svelti di comprendonio. Per ora è tutto e arrivederci alla prossima puntata assieme al primo paniere e alla prima ricetta con Orietta. Beh, ma la sigla finale non parte. Se non lo sai tu, Orietta. Beh, forse Orietta devi schioccare le dita. Ah, giusto.